La scabbia che infesta un reparto di ospedale piuttosto che un'altra qualsiasi realtà, qual è il problema ulteriore? Ma il problema ulteriore è che un reparto viene frequentato da una valanga di persone, se è un reparto che funziona, e quindi la possibilità di diffusione dell'acaro è molto maggiore che non nell'ambito strettamente familiare o un piccolo circolo ricreativo. Il problema è come fa ad infestare un reparto, è questo che dobbiamo chiederci, in quanto l'acaro non vola, non salta da un soggetto all'altro, ma cammina, per cui si può trasferire da una superficie cutanea ad un'altra solo se vi è una contiguità tra i due soggetti, cioè due che si abbraccino, ma anche quello, insomma, è difficile che l'acaro sia pronto a scattare da uno all'altro. Ci vuole in genere un contatto un po' prolungato e anche in condizioni di rilassamento della cute, come nel gioco, nella lotta e situazioni del genere. Ora, in un reparto come fa a trasferirsi da un paziente all'altro? Beh, o i pazienti si abbracciano strettamente fra di loro, oppure viene utilizzata della biancheria che non è stata sterilizzata, in quanto il lettino su cui si può svolgere un'attività sanitaria viene inquinato dal primo soggetto che è scabbioso che arriva. Ecco, lì può lasciare degli acari. Se immediatamente dopo o rapidamente dopo questo lettino viene utilizzato da un altro soggetto, ma senza il cambio, come dovrebbe essere della biancheria, ecco che il secondo se la può prendere, anche il terzo, il quarto e così via, se questa biancheria non viene cambiata. Perché se invece passano 2 giorni fra un utilizzo e l'altro della stessa biancheria, è molto difficile che questo avvenga, perché l'acaro, lontano dalla superficie cutanea umana, infatti il Sarcoptes scabiei hominis, specifico hominis, e non di altri animali, perché anche altri animali, tutti gli animali hanno i loro acari, l'acaro, il Sarcoptes scabiei hominis, entro 48 ore, lontano dalla superficie cutanea umana, muore spontaneamente, quindi automaticamente il letto si sarà sterilizzato. Quindi un aggravante è un problema di profilassi. Il problema di profilassi è esattamente quello, però la profilassi in un reparto ospedaliero si fa cambiando la biancheria da un soggetto all'altro. In oltre 40 anni di professione ospedaliera ho visto un solo caso di personale sanitario contagiato da scabbia, ma ricostruendo tutta la storia era quasi assolutamente certo che se la fosse preso in famiglia e non in ospedale.